Ciao a tutti, oggi sapone alla castagna. Cosa ho fatto? Prima di tutto mi sono preparata tutto ciò che mi serve, ricetta da seguire, stampo sopra una base per poterlo battere e assestare il sapone. Ho già miscelato gli oli, mi sono preparata il cioccolato fondente che andrò a versare su mezzo impasto per creare un motivo, citrico, soda, profumo col suo dosatore, una caraffetta per mescolare appunto il cacao con metà impasto e questa cremina di castagne fatta con 130 g di castagne tagliate, bollite per circa mezz'ora, poi sbucciate e frullate con un po' d'acqua. Su 130 g ho ricavato circa 107 g di polpa alla quale ho aggiunto acqua fino ad arrivare a 160 g. Frullato e questo è il risultato che ho ottenuto. Vedete, una crema. A questo aggiungerò ora il citrico, aggiungerò la soda e poi lascerò riposare finché non diventa a temperatura ambiente. Altra cosa importante, sempre i miei strumenti di sicurezza: mascherina, guanti e occhialini. Cominciamo. Ora cominciamo con il versare l'acido citrico su questa pappetta. O usate sodio citrato o acido citrico nella proporzione di 20 g di acido citrico più 12 di soda. In questo caso io ho fatto metà dose perché ho 500 g di grassi. Perciò vado a miscelare l'acido citrico. Mi è rimasto un pochino in tazza e lo recuperiamo. E mescolo finché non vedo granelli, vedete, finché si è sciolto. Poi un po' alla volta vado ad aggiungere la soda. L'aggiungo lentamente e in questa soda è già compresa anche quella per l'acido citrico, che però ora vedo meglio mescolare un altro po'. Eccola. Allora, o lavorate a finestra aperta come sto facendo io, o meglio ancora sarebbe all'interno del lavello della cucina. Ecco qui, ne mettiamo poca, vedete? E mescoliamo. In questo momento è molto importante utilizzare i guanti e la mascherina per i vapori che si producono con la soda quando si scioglie. Non fanno male, sono solo un po' irritanti per le vie respiratorie. Ecco qua, ne aggiungiamo un altro po'. Sta già scaldando bene, perché in mano io lo sento e mi sta scurendo anche, vedete, la mia pappetta di castagne. Vedete l'impasto che ha due colori. Dove la soda ha già attaccato, ha cambiato colore. Sempre un po' alla volta, aggiungiamo un altro po' di soda. E così proseguendo. Poi la lascerò raffreddare e una volta che è arrivata a temperatura ambiente, l'andrò a miscelare con gli oli. Nel frattempo, io sull'olio ho già aggiunto il profumo e l'olio resina di rosmarino. Proseguo a mescolare e ci vediamo dopo per l'impasto.
Ci siamo. Ora la soda è a temperatura ambiente. Te la faccio vedere. È un impasto piuttosto denso perché la castagna non è un frutto acquoso, pertanto è venuto bello corposo. Lo vado ad aggiungere poco alla volta e frullo. Togliamo la palettina. Gli metto una prima cucchiaiata e inizio a frullare. Bene, ora aggiungo la seconda. Tengo inclinato un po' per raccogliere bene. Questa si è amalgamata. Ora vado a inserire il resto. Ecco qua, raccolta tutta. Mi aiuto un po' con il frullino a pulire il cucchiaino. Oh, fermiamo questo telefono. Lì. E ora frullo l'ultima nell'olio. Alternate frullata e mescolata, così controllate se vedete dei pezzi grossi di impasto della soda e castagna da frullare meglio negli oli. Questi, guardate, si sono già sciolti bene. In questo momento è un nastro liquido, vedete? Io ora reimverserò una parte, vediamo questo, sulla caraffetta che mi sono preparata. E questo ora lo vado a frullare con il cacao. Per dare una punta più scura. Alla fine spero che si veda perché l'impasto in sé è già venuto abbastanza scuro. Faccio una prova, vediamo. L'idea era quella di fare marron chiaro e marron scuro. Vediamo cosa succede poi quando asciuga. Questa dovrebbe schiarire e quella dovrebbe rimanere scura. Sta addensando anche questa, un altro pochino.
fatto, va bene così. Vi faccio vedere. Vedete? È più corposo, mantenendo comunque un nastro fluido, perché andrò a versarlo sui cuoricini, che sono appunto stampi singoli, e ho bisogno che non sia troppo denso. Vediamo questa. Ecco qua. Allora, prepariamo gli stampini, riepilogando. Ricetta che volete voi, potete mettere le castagne appunto sulla soda, facendo appunto cuocerle prima e rendendole in purea. Io in questo caso ne ho messe parecchie perché erano 107 grammi su 160. Se non volete addensare troppo, potete fare un impasto un po' più leggero, mettere magari 60-70 grammi di castagne e il resto acqua. E potete mettere appunto, come vi dicevo, qualsiasi tipo di ricetta, prevalentemente con abbastanza grassi saturi, perché ho visto che il risultato viene meglio che non fare magari tipo troppo olio d'oliva o colza, oli che comunque renderebbero molle il sapone. In questo caso qua ho visto il miglior risultato è utilizzando burri. Potete mettere karité, potete mettere cocco, babassu ed altro a vostro piacere. È comunque un sapone che tende al scuro, perciò non prevedete colori perché qui non si vedranno. Ecco qui. Ho unito le due miscele. E ora vado a riempire i miei stampini. Quando faccio questi tengo sempre un po' più fluido, altrimenti mi fa troppe bolle. È brutto vedere un stampino, specialmente a cuore, con tutte le bollicine, non mi piace granché. Ecco fatto, questo po' adesso lo recupero su un'altra formina. Benissimo, se il video vi è piaciuto e se vi è stato utile come idea, lasciatemi un like e iscrivetevi al mio canale. Per qualsiasi cosa avete piacere, scrivetemi sotto la descrizione di questo video. Mi farà molto piacere parlare con voi. Ciao ciao!